All'articolo 2 dello Statuto, la famiglia perugina si impegna nel trasmettere e mantenere tra gli associati e perugini il senso storico, umanistico e della tradizione della nostra terra. Per questo motivo l'attuale consiglio presieduto dall'architetto Giovanni Brozzetti, nel rispetto dello statuto, mantiene fede al festeggiamento delle feste care ai perugini, partendo da quella del 29 gennaio con San Costanzo e poi via via fino al 10 agosto. Perché la tradizione fino ad oggi, perlomeno da quando conosco la famiglia perugina io, e sono diversi anni, non è mai venuta meno quella di festeggiare uno dei nostri patroni, San Lorenzo, con una cena e con una conviviale che ci faccia riscoprire i motivi più belli, insomma, per stare insieme. Così la storica associazione della famiglia perugina ha inteso festeggiare la ricorrenza di San Lorenzo, riunendo soci ed amici per la tradizionale cena sotto le stelle che per l'edizione 2015 si è svolta con grande partecipazione al Country House Ottavi a Strozza Capponi, vicino agli scavi archeologici. Naturalmente anche il menù ha riscaldato gli stili della tradizione culinaria, comprendendo antipasti campagnoli, tagliatelle con sugo d'oca, un delicatissimo risotto speziato, oca arrosto cucinata alla contadina, con un contorno di verdure e patate a forno. E non poteva mancare la classica zuppa inglese. All'incontro conviviale non è mancato il saluto del presidente Brozzetti, che ha ricordato con il suo intervento gli appuntamenti in programma, lasciando poi spazio all'esibizione dell'artista Mirko Bonucci. Quella novità che vi abbiamo detto nel notiziario è questa. Ci abbiamo con noi, e chi non lo conosce, l'amico Mirko Bonucci. Vi faccio un paio di delle canzoni che ho visto che nella serata che abbiamo fatto al Santa Cecilia sono state apprezzate. Una è Notturno Perugino, che ho visto che dopo che è stata rieseguita ha avuto un notevole riscontro anche su internet. E poi facciamo un pezzo da Brigata Pretolana che si chiama Le ragazze pretolane, che è un brano molto molto carino. Vi faccio sentire tutte e due, così facciamo questo piccolo break tra un pasto e un altro. Brillano le mille luci sull'antica città, un incantesimo di stelle lassù, dice Perugia, Perugia mia, quell'incantesimo sei tu, soltanto tu. Placida notte nel cheto vagare, guardo Perugia e penso al chiar di luna, nel mio pensiero c'è un invito a sognare, tutte le stelle che ho amato ad una, notte d'argento divina città. Bianca visione del tempo medievale, l'oro degli astri su te scenderà, sul
fontana e sulla grande cattedrale. Nel cielo brillan tremule le stelle, in terra il palpitar di eterni amori, fanno gli amanti nel giro vagare, già nella bocca il bacio si consuma, dorme Perugia al chiarore luna, ed io ritorno sotto il cielo, sotto la luna, stelle, luna, di un notturno perugino. Dopo questo incontro seguirà l'appuntamento all'Expo 2015 a Milano, in programma il 29 e 30 agosto. Tra pochi giorni una bella visita al castello dello Smon di Magione. Visita guidata, visita che non si farà mai più se non con la guida interna loro e secondo i loro dettami. E vuol dire stare oltre 2 ore lì dentro e con una certa dovizia di particolari che in genere non si ottengono mai. E ci sarà anche uno spuntino, il costo è di 15 euro, ci si vedrà tutti là lì al castello, quindi raggiungeremo il posto con i mezzi propri. Poi ancora, abbiamo già raggiunto circa 25 partecipanti per l'altra iniziativa che ci vede partecipi alla visita del Quirinale a Roma, certo a Roma, il 6 di settembre. Chi volesse approfittare, ancora ci sono posti, pochi perché non credo che più di 30, oppure ne facciamo 60 per me. Vi dico adesso fin d'ora grazie a tutti, grazie agli amici, grazie ai nostri amici del consiglio, a Fabio, a Letizia, a Renzo, a Toto che non c'è. E quindi buon San Lorenzo, buone stelle e buonanotte. Te lo dicevo, tintina tanta, l'aria di Roma, l'aria di Roma. Te lo dicevo, tintina tanta, l'aria di Roma mi ha fatto ammalare. Se son malata l'amor mi colpì, è il mal dell'amore, è il mal dell'amore. Se son malata l'amor mi guarì, è il mal dell'amore, oh povero me. Le ragazze bretonane m'hanno spassa 4 a 4, la cagnotta sotto il braccio, la pagnotta sotto il braccio. Le ragazze bretonane vanno a spassa 4 a 4, la pagnotta sotto il braccio, vanno in cerca di fare l'amore. Le ragazze perugine vanno a spassa 8 a 8, passeggiando per il corso, passeggiando per il corso. Le ragazze perugine vanno a spassa 8 a 8, passeggiando per il corso, vanno in cerca del tiramusso. Il tiramusso l'abbiamo trovato, ma ci manca la bottiglia. Proveremo la mamma e la figlia, proveremo la mamma e la figlia. Il tiramusso l'abbiamo trovato, ma ci manca la bottiglia. Proveremo la mamma e la figlia, e la serva si ci dà. Ogni mamma sempre dice, la mia figlia è tanto brava, andrà sposa se lo trova, andrà sposa se lo trova. Ogni mamma sempre dice, la mia figlia è tanto brava, andrà sposa se lo trova, ho un marito che la sa godere. Cuce il cavo, fai i cavoletti, fai i merletti,
c'è l'uomo, le mutande, le camicie, roba grande. Ve lo dico, ben pensate, state ben finché campate. Ma se poi non vi piacesse, sarò pronta a tenerla con me.